Ciao ragazzi, benvenuti a questa nuova seduta e questa nuova pratica di stretching mobility. Oggi sarà veramente una pillola importantissima e necessaria quotidianamente. Andremo a lavorare su tutta la parte posteriore e soprattutto quello che è la nostra postura, quindi tutto quello che stiamo facendo di errato durante la nostra quotidianità. Quindi preparatevi e questi esercizi possono essere veramente importanti, li potete utilizzare al mattino appena svegli, prima di iniziare il vostro smart working. O post smart working. Magari qualche esercizio, cercate di mantenervelo nella mente in modo così da poterlo sfruttare nei momenti di pausa. Tra l'altro, date occhio bene al video per controllare se trovate il codice sconto che potete poi utilizzare sul sito di BeGood. Possiamo iniziare. Siamo seduti, prendiamo una posizione comoda. Cerchiamo di mantenere la schiena sempre più dritta possibile, quindi visti di profilo, non dovremmo avere nessuna curva. E né tantomeno nessuna inarcatura, quindi in posizione neutra, spalle aperte, e già questa potrebbe essere una difficoltà. Poi posizioniamo le mani sulle ginocchia e respiriamo solo. Inspiro dal naso e espiro dalla bocca. Inspiro dal naso e espiro dalla bocca. Inspiro e espiro. Ancora una volta. Ora lavoriamo utilizzando la respirazione. Espiro, avvicinamento alla gola. Inspiro, ritorno, sguardo avanti. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Ora espiro. Inspiro, porto l'orecchio verso la spalla. Espiro, riporto il mento verso la gola e andiamo dall'altro lato. Andiamo dall'altro lato. Inspiro, inspiro, cambio e porto la mano sull'orecchio opposto. Con l'altro braccio faccio pressione, spingo verso il basso. Dobbiamo sentire tirare, ma senza provare nessun tipo di dolore. Espiro, porto il mento verso la gola e inspiro, andiamo dall'altro lato. Appoggio la mano sull'orecchio opposto e decomprimo. Espiro, riporto il mento verso la gola. Inspiro, sguardo davanti a me. Da qua espiro, ruoto la testa verso il lato destro. Inspiro, ritorno. Espiro, cambio. Inspiro. Espiro. Inspiro e espiro, andiamo ancora dall'altro lato. Inspiro, cambio.
Inspiro, ritorno al centro. Andiamo a concentrarci solo sul lavoro delle spalle. Inspiro, sollevo le spalle verso l'alto ed espirando, spingo le spalle verso il basso, aprendo. Quindi facciamo circonduzioni solo e esclusivamente in apertura. Se state tutto il giorno in chiusura, quindi vediamo di aprire bene. E ora inspiro, sollevo le spalle, le avvicino il più possibile alle nostre orecchie, espiro, spingo il più possibile verso il basso. Questa volta spostiamo le mani e le mettiamo sul tappetino. Inspiro, espiro, inspiro. L'ultima volta, espiro. Oh, ok, ora in questo esercizio andremo a lavorare sull'avambraccio, soprattutto per chi lavora veramente tanto al computer, può essere veramente molto utile, quindi uno degli esercizi che vi consiglio di fare nei momenti di pausa. Quindi se sentite tensione sulle braccia, fuori di fare così con le dita, provate questo esercizio. Porto il braccio destro avanti, le dita sono verso il basso, la mano è in linea con la nostra spalla. Da qua con l'altra mano spingo sul palmo e tiro. Se sentiamo particolare fastidio, piuttosto pieghiamo leggermente il braccio o alleviamo un attimo la pressione. Teniamo ancora per 3 respiri. E ora inspiro, porto le dita verso l'alto, appoggio l'altra mano e tiro. Dobbiamo sempre sentire uno stretching, un allungamento del muscolo, mai dolore o fastidio. Manteniamo ancora per un respiro. Espiro, scioglio, andiamo dall'altro lato. Quindi stendiamo il braccio sinistro, le dita sono verso il basso, faccio pressione con l'altra mano sul palmo della mano. Manteniamo ancora per 2 respiri. E inspiro, porto le dita verso l'alto e tiriamo. Mi raccomando, senza esagerare. Inspiro, espiro, sciolgo la posizione. Ok, facciamo una veloce circonduzione dei polsi se magari abbiamo sentito un po' di fastidio. E ora inspiro, sollevo le braccia, afferro il polso destro e tiro di lato. Inspiro, espiro, andiamo dall'altra parte. E ora inspiro, espiro, porto la mano sul ginocchio opposto e ruoto.
E ora inspiro, sollevo le braccia, espiro e vado dall'altro lato. E ora inspiro, porto le mani sulle ginocchia, lavoriamo solo ed esclusivamente sul nostro respiro. Proviamo a chiudere gli occhi, o altrimenti a fissare un punto basso e quindi quasi a socchiudere gli occhi, se abbiamo ancora delle difficoltà a rimanere completamente con gli occhi chiusi. Ci concentriamo solo sul nostro respiro. Cerchiamo di mantenere la mente libera da qualsiasi tipo di pensiero. Soprattutto se stiamo facendo questa pratica dopo il nostro lavoro, cerchiamo veramente di liberare la mente e non farci influenzare da quello che è successo durante la giornata. Cercare di sciogliere il più possibile le zone che siamo andati ad allungare, quindi il collo, la cervicale, le braccia. Scapole, il tratto scapolo-umerale. Cerco di rilassare la mandibola, tutti i muscoli del viso. E ora riapro gli occhi e ci siamo. In questa pratica, come vi ho appena detto, abbiamo lavorato tantissimo sulla muscolatura del collo, della nostra cervicale e tutto sul tratto scapolo-umerale, sulle nostre braccia, quindi sulla postura. Ma mi raccomando di seguire anche tutti gli altri appuntamenti e magari riguardare anche quelli precedenti in modo da trovare gli esercizi migliori o la pratica migliore più adatta per il nostro post-smart working o pre-smart working o anche appena svegli o prima di andare a dormire. Mi raccomando, avete controllato bene il video, avete visto non solo bene la pratica, ma anche se c'era il codice sconto? Ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!